Salve a tutti, come state? Spero tutto bene. Io sono Alessandro Delle Vigne e vi do il benvenuto o il bentornato se mi seguite da un po' sul mio canale. Questo è l'ultimo video di questo 2022, oggi ci salutiamo, ci vedremo ad anno nuovo con tanti nuovi contenuti e spero che continuerete a sostenermi e supportarmi come avete fatto quest'anno. Ringrazio tutte le persone che mi hanno seguito durante questa avventura di questo 2022. Spero che continuerete a farlo e spero di portarvi sempre nuovi contenuti, sempre migliori. Ho notato un miglioramento di lavoro e di contenuti sul mio Instagram rispetto agli anni precedenti, quindi ne sono anche soddisfatto. E colgo l'occasione per far vedere questa bellissima felpa dei Ghost che mi è stata regalata dalla mia ragazza e dai miei amici per Natale. Grazie, un bacio particolarmente a loro. Dunque, sono qui con la mia tazza che mi hanno regalato quest'anno i miei figli, che ringrazio e saluto anche loro. E come ultimo video, uno spacchettamento special. Che intendo con spacchettamento special? Quest'anno, come ben sapete, come tutti gli anni, io, la mia ragazza e i miei amici ci facciamo i regali assieme, nel senso che uno decide cosa vuole, poi gli altri fanno una colletta e glielo regaliamo. Quindi la mia ragazza mi aveva già fatto il regalo di Natale assieme a loro e io l'avevo già fatto a lei, però siccome lei è pazza, sapete che è pazza, mi ha fatto un regalo extra in più e quindi di conseguenza io gliel'ho fatto uno a lei. Lei mi ha regalato quello che vedrete tra poco, io so già cos'è perché poi me l'ha spoilerato, io le ho regalato una fantastica action figure di Shanks di One Piece che appena mi arriverà mi farò fare delle foto così le pubblico sui miei social così le potete vedere anche voi. Quindi ovviamente io la ringrazio, lei sa che è pazza, ora lo sapete anche voi. Prima però di andare a spacchettare, ovviamente vado ad aprire il bigliettino che mi ha fatto, visto che è un regalo, preso su Amazon, un regalo da Sara, buon Natale, amore mio, da Sara, ti amo tanto e lei lo sa. Non ve l'ho lasciato sulla scatola questa volta per il fatto che volevo farlo diversamente, anche perché le altre volte avevo delle forbici belle a portata di mano, oggi ce n'avevo un paio caccose, quindi ho dovuto frantumare la scatola, quindi non è proprio il massimo da farvi vedere, e quindi ho pensato di semplicemente risparmiarvi l'orrore e farvelo vedere sulla busta regalo, che conserverò perché è molto molto bella, mi piace tanto, la riutilizzerò. Quindi andiamo a prendere, andiamo ad aprire. Io so già che cos'è perché me lo ha detto, alla fine l'ho convinta a farmi lo spoiler e si spense tutto, però ovviamente lo dovete vedere anche voi. Guardate che meraviglia ragazzi, che spettacolo, è un vinile dei Ghost Imperia. Io sono un collezionista di vinili, in realtà non proprio un collezionista, non è che compro vinili sempre, però mi piace averne qualcuno, semplicemente, sinceramente li preferisco al disco normale, sono più estetici secondo me, nonostante io non ho un giradischi quindi poi non me li ascolto, però fa la sua porca figura da esporre. Ne ho diversi e questo qui avrà un posto special, tipo monumento in casa, perché ovviamente sono nel mood dei Ghost, quindi a maggior ragione questo qui ha un posto d'onore, che io, che lei è pazza, lo sa già, quindi non devo stare a soffermarmi su questo. Ovviamente sa anche che l'amo e la ringrazio tantissimo per questo regalo, spero che il suo arrivi presto, perché appunto dato che è stata una cosa improvvisa l'ho ordinato dopo che ho saputo che mi ha fatto questo regalo, quindi purtroppo probabilmente fino a gennaio non arriva, quindi io spero che arrivi il prima possibile così che possa avere anche lei il suo regalo extra. È stato un anno di alti e bassi, è stato comunque un anno di ripresa e anche dal punto di vista dell'intrattenimento di tutto per me è stato un anno ricco. Sono ritornato a Lucca, la mia ragazza è venuta giù, abbiamo passato dei giorni fantastici, ho iniziato l'anno con i miei amici, lo chiudo con i miei amici, ho fatto il set fotografico che desideravo fare da una vita sui girasoli con il cosplay di Charles Lee Ray
della bambola assassina, quindi grazie Christian che ha reso possibile questo dream set fotografico da una vita. Ho conosciuto il mio ultimo genito, Natsu, ho avuto il mio ultimo figlio quest'anno, ci siamo conosciuti all'Arezzo Comics, ora è un po' che non ci vediamo, quindi spero che riesca a tornare presto ad Arezzo dalla sua famiglia, spero nell'anno nuovo di riuscire a far incontrare alla mia ragazza anche per bene mio figlio Matteo e Natsu, che sono gli unici due bambini che ancora non ha visto per bene. E spero che sia un 2023 positivo. Purtroppo gli alti e bassi ci sono sempre, però spero che siano tutte cose risolvibili. Quindi spero che la vita non mi metta a dura prova, ecco. E spero soprattutto che sia un anno tutti insieme con le persone che amo, che voglio bene, perché alla fine, cioè, i momenti passati con loro sono i migliori, quindi vi amo ragazzi, tutti, e spero di riuscire a fare tanti altri contenuti interessanti come ho fatto quest'anno. Spero che mia figlia continuerà a sostenermi nei nostri shooting amatoriali che facciamo da sempre. Ho qualche cosplay in programma da prendere durante l'anno, almeno uno sicuro. Non so quando lo prenderò, prima possibile. Non so se me lo prendo per il compleanno, che tra qualche settimana. Io faccio l'anno il 10 di gennaio. Non ho idea, ci sto valutando. E soprattutto è passata una moto, quindi se sentite casino, sono davanti a una via abbastanza trafficata, quindi si sente un po' di confusione purtroppo, anche se la finestra è tutto chiuso, però ahimè, vabbè, dobbiamo sopportare. E che altro? Io è stato un anno interessante. Devo dire che sono soddisfatto anche di quello che ho fatto a livello proprio di cosplay, di shooting. Cioè, io il miglioramento rispetto ad altri anni l'ho visto e è stato molto bello, quindi io spero che nel 2023 sia ancora più bello. Soprattutto ho chiuso un anno in bellezza perché, cioè, guardate ragazzi, che bomba ragazzi, che spettacolo. Come mi fa i regali lei nessuno. E è stato l'anno in cui ho fatto la pazzia di tagliarmi i capelli 2 volte. Li ho fatti prima meno corti, scusate, non so più parlare, alla Jude Law a giugno. Poi mi è presa il mood Tobias Forge, quindi li ho ritagliati una seconda volta. La prima volta che li ho tagliati ero un po' what the fuck, perché li ho sempre avuti lunghi, quindi non sapevo cosa ho fatto. Perché sai, se li hai corti, cioè se li hai lunghi e te li fai un pochino corti è un conto, se ti spunti un attimo, se ti tagli proprio drasticamente è un altro, però alla fine mi ci vedo, non so in futuro come li avrò perché io vado molto in base alle fissazioni del momento e è stato bello perché quest'anno abbiamo fatto anche lo shooting di Natale in cosplay tutti insieme per Benino, quindi un altro trionfo emozionante. Adesso mi sto preparando per lo shooting finale, quindi sarà l'ultimo shooting di 2022, poi ci saranno quelli dell'anno prossimo, quindi quelli del 2023. Non so con chi chiuderò, ci sono vari in pole position, quindi non ho ancora ben chiare le idee, mi sto organizzando, quindi continuate a seguirmi per vedere appunto come chiudo l'anno quest'anno, cioè quale ultimo cosplay vedrà la luce quest'anno. E io vi ringrazio davvero tanto, spero che continuerete a seguirmi. Vi mando un bacio, un abbraccio, vi auguro un finale bellissimo, tante belle cose e vi auguro di iniziarlo nel migliore dei modi. Noi ci vediamo al prossimo video dove non so che farò, ma farò qualcosa. Ciao ciao!